Presentiamoci, buongiorno Fabio. Buongiorno a te, buongiorno. Allora, tu sei un po' il più simpatico della compagnia, mi sembra. Ma ci provo a esserlo. Senti, allora com'è questo ritornato in pista oggi? No, io diciamo dal 2015 che sono da parte del gruppo, sono il più vecchio oggi. Quindi sei il capitano del gruppo. Il capitano del gruppo, è vero, hai ragione. E oggi è una bella giornata calda e speriamo di fare il massimo come sempre, anche se queste temperature insomma mi mettono un po' sotto pressione, sì, quello sì. Siamo qua con Michel, che è carico. In realtà vorrebbe correre con questa, che è più veloce, ha pure le marce integrate. Senti, la tensione prima della gara, io ti giuro non ho mai visto un paddock così tranquillo prima di una gara. Però tu adesso inizi un po' a pensare. Sì, adesso bisogna iniziare a concentrarsi per bene, fare una bella partenza. Da che posizione parti? Parto quinto assoluto e secondo di categoria. Quindi possiamo andare a spaccare? Dobbiamo far bene. Prima questo qua davanti? Primo delle 600 è Paolo. Tiriamo due calcettini, magari così lo buttiamo giù. No, non dobbiamo buttare giù niente, bisogna cercare di concentrarsi bene, al fare una bella gara e cercare di portare a casa la vittoria per riaprire il campionato. Guardalo lì. Chi stai salutando che non c'è nessuno di là? Come no? Guarda, tutto uno scherzo. Gente. Ascolta, ma devo dire una cosa, ma è vero che scrivi libri? Cioè adesso tu, io ti voglio qua, tu stai per fare una gara, io ti chiedo se tu scrivi libri. Io scrivo libri, ne ho scritto uno sulla mia vita, sulla mia storia e devo dire che è molto bello. È molto. Sai che io ti inviterò nella scuola dove insegno ai miei bambini perché tu sei un esempio. Mi hanno detto. Guarda, verrò molto volentieri. Senti, ma percezioni per la gara? Poi parliamoci. Comunque devi andare a correre. Esatto. Pensiamo alla gara, una cosa alla volta. Sei un po' agitato. Un pochino sì, sai, dopo tre anni riassaporare. La prima? Sì, la e prima. Allora adesso io ti faccio prendere obiettivo? Obiettivo podio, il podio. Yes. Tu la tua pole position l'hai fatta? Io l'ho fatta, la mia pole position l'ho fatta, domani si entra, con la calma. Tutti incazzati di là perché hai fatto la pole. Te ne hanno detti di tutti i colori. Ma no, vedrai che alla fine troviamo un modo per sistemare. Domani si entra. Si cerca di partire con la calma e si cerca di andarsene. Ma adesso raccontami qualcosa, che a me non me ne frega niente della gara, zero. Ma cosa mangiate stasera? Mangiate tutti insieme? Tutti assieme, cena tutti assieme e festone stasera. Offre il presidente. Grazie al presidente. Non viene più perché prima ha fatto due interviste, adesso non ha più voglia di parlare e quindi si è seduto lì. Non ho parole. Senti, non ho parole. Ma ti verrebbe da dirgli qualcosa, una dedica al press vuoi fargli? No, devo ringraziarlo per tutto quello che sta facendo. Voi ringraziate tutti e basta, che palle, ma ditegli qualcosa di brutto al press. Ok, buongiorno, sono Alessandro Chiarelli, pilota DD. E su quello l'abbiamo visto. E niente, stamattina partiamo in terza posizione e rispetto alla prima gara siamo un po' più tranquilli perché, come dicevo l'altra volta, sono al rientro da un incidente abbastanza grave. L'anno scorso insomma ho riportato qualche frattura, qualche trauma psicologico, però adesso siamo... Ha a che vedere con la tua disabilità questa cosa? No, è stato l'anno scorso a Misano, ho avuto un incidente in pista, in gara, 4 vertebre e 16 costole. Posso dire minchia, proprio detto così, en passant. Sì, è stata abbastanza dura la ripresa, però ti sei rimesso subito su. Sì, ci abbiamo dato dentro, diciamo, tra terapia, palestra, bicicletta, insomma, per tornare, perché la passione è questa. Eccoci con Dado Caruso. Dado, oh. Finalmente. Allora, ti sto inseguendo da 2 giorni per farti questa intervista. Grazie, però ce l'abbiamo fatta. Come andiamo? Com'è? Griglia di partenza com'è? E nei 1000 parto quarto, in griglia totale di tutta la classifica 600. E diciamo è il primo anno che sto col 1000 e sono riuscito già a abbassare di un secondo e mezzo il mio best, quindi tutto bene. Diciamo che non è male. Sta andando bene. Non è male. Siamo qua con Jacopino che si è ripreso adesso, perché allora non possiamo raccontare quello che è successo, il backstage non lo raccontiamo. Lasciamo perdere. Presentati da solo, come se tu fossi tipo in un format e ti devi presentare. Mi chiamo Jacopo, ho 33 anni, mi manca una gamba, diventa papà Jacopo. Gioele, cazzo. Lo sapevo, hai visto? Questo è perché abbiamo fatto una cagata prima. L'ho fatta io, però va bene. Ma sì, ma che cagata. È un po' abbassato. Senti, ma fammi vedere qua sotto. Guardate che bello.
Che bello che è. Con la capezzolata a capezzolante. L'hai vista? Ma tua moglie non ti dice niente. Vabbè, è chiuso. No. Ah, no, non ti dice niente. Senti, ma com'è andata la qualifica? È andata bene, meglio la Q2 rispetto alla Q1. Non benissimo, perché benissimo è arrivare primo. Ma tu primo non ci puoi arrivare, lo sappiamo già io e te. Dall'intervista di prima. No, è vero, cazzo, è vero. Però domani vediamo. Domani vediamo. Fino ad oggi sono in P2, quindi partiamo in seconda posizione. Io ce la metterò tutta per il primo. Lo facciamo per lui, eh? Per lui. Per Gioele. Per me. Al di là del fatto della gamba, va bene. Ma perché hai delle stampelle? Perché corro senza protesi, come si vede. Ma no, io sto dicendo un'altra cosa. Cosa è successo in pista oggi? In pista sono caduto. Ho fatto la mia prima tombola. Perché dobbiamo dire, perché sennò Emiliano si incazza, che è la tua, il tuo primo anno. È il mio primo anno, è la mia seconda gara. Sono proprio neofita al 100%. Cioè, ho fatto due gare, punto e basta, da quando... Adesso però mi ridici quella cosa che hai detto prima. Cioè, tu hai detto, io sono caduto e la prima cosa che ho pensato in ambulanza è di sistemare la moto, perché dovevo fare le qualifiche due, punto. E le hai fatte? Le ho fatte. Tu sei una bestia. C'è una mano che non va bene, ma però noi qua si va oltre il dolore, oltre il problema, oltre tutto. Eccoci con il mio amico Emiliano. Ciao Emmy, è tutto pronto per la gara dei DD? Ciao Gianluca. Abbiamo un po' di tempo prima di iniziare. Chi sono i DD? I DD sono dei pazzi scatenati, no, a parte scherzi, sono ragazzi che nonostante un problema, nonostante le difficoltà, sono andati oltre e hanno continuato a seguire la loro grande passione per la moto. Sembrerà strano, in tantissimi di loro la moto è stato ciò che ha causato la loro disabilità, ma grazie alla moto loro hanno ripreso in mano totalmente la loro vita. In sella alla moto loro si dimenticano della loro disabilità, lasciano la carrozzina, le protesi, i box, montano in sella. Ho visto fare cose che voi umani a questi ragazzi non ci credete. Intanto stiamo guardando, Emi, qualche slow motion. Siamo a Maggiore, 2507 metri di percorrenza, 9 giri, perché alla fine tu dici sì, corrono per divertirsi, ma quale divertirsi, che questi vogliono vincere. Questi hanno una gaina che voi non potete immaginarlo. Emi, solo una cosa, raccontiamo come sarà l'avvio, perché è un avvio diverso, non partono dalla griglia di partenza ma partono lanciati, giusto? Sì, come state vedendo la safety car è uscita, adesso il poleman Bertolaso sta facendo il ritmo, si spenge il semaforo e via, partono con partenza lanciata. Allora Emi, ricordo veloce la griglia di partenza, poi avremo modo di parlare di ognuno di loro. Bertolaso, Gulla, Arnoldi in prima fila, seconda fila Sirtoni, Forgione, Caruso, terza fila Milanese, Chiarelli, Marinato, quarta fila Lunghi, Bitocchi, Bortolacelli, quinta fila Di Luca, Pisanello. Giusto Emi? Giustissimo. Sono carichi questi ragazzi. Sono carichi nonostante il weekend caldissimo, torrido, sono pronti, sono allenati per fare queste gare, perché comunque, come prima detto te, nonostante la disabilità, sono tutti piloti molto preparati. A me piace definirli piloti a tutti gli effetti, si allenano, si preparano, vanno a girare e come vedete non notate la differenza fra un pilota normodotato e un pilota disabile una volta che hanno tuta, casco e stivali. E hanno fatto anche dei tempi veramente pazzeschi. Guardalo Arnoldi, Emi, intanto andiamo live, Arnoldi si prende la seconda posizione, forse per poco, sfrutta il cordolo, no, ripassa. Vampo largo, è rientrato Gulla. Sì, Emi, guarda, chiaramente adesso cambia un po' rispetto alla cronaca che abbiamo fatto prima per la 24 minuti, perché siamo un po' più tranquilli, possiamo anche soffermarci su ognuno di loro. Bertolaso in pole, Gulla, Arnoldi, queste le prime tre posizioni rispettate. Si sta già creando però un bello spazietto tra i primi tre e tutti gli altri. Sì, c'è Bertolaso in testa al campionato, la 8 Cup, perché la scorsa gara a Magione ha vinto proprio davanti a Gulla e Arnoldi. Perciò Gulla dovrà dare tutto in questa gara per ribaltare la classifica e andare a decidere tutto alla terza gara a Varano. Perciò guarderemo se ci rimarrà attaccato, che strategia useranno sia Bertolaso che Gulla. Ora vedo Gulla molto molto vicino a Bertolaso, non lo vuole far scappare giustamente, e guardiamo cosa accade anche nelle retrovie, anche nelle posizioni terza, quarta posizione. Ci arriviamo dopo, Emi, arriva le immagini, fidati. Senti Emi, dai, raccontami un po' di Gulla ad esempio. Io ho avuto modo di intervistarli tutti. Gulla tra poco diventerà papà, sì, e ha un casco che ricorda. Com'è che ha detto che lo chiama il figlio? Non me lo ricordo più. Ora mi sta Gioele. Sì.
Gioele, hai visto che memoria che ho? E al fiocco, sì, celeste sul casco. Esatto, c'era la compagna tutta in palpitazione, perché giustamente poi è come se corresse un pilota normale, ci sono le stesse emozioni, le stesse sensazioni, di che stiamo parlando? Certo, è questa la cosa bella. In questo caso Gullà è amputato alla gamba sinistra, perciò lui guida, diciamo, la moto con il cambio sul pulsante, se non erro, se non mi ricordo male, non mi ricordo se l'ha spostato a destra o là pulsante. Bertolaggio ha una disabilità alla mano sinistra, gli mancano totalmente le dita, ci sono ragazzi paraplegici, ci sono ragazzi flessolesi che non possono muovere il braccio, persone perciò con varie disabilità, e vanno a modificare la moto e guidano in maniera diversa proprio anche in base alla loro disabilità. Ognuno si adatta nel migliore dei modi e cerca di usare le parti buone rimanenti del corpo per guidare meglio possibile la moto, ma come vedete dai tempi fanno dei tempi veramente scandalosi. Ai tempi, Emi, 1.14.7 Bertolasio, 1.15.6 Gullà nella qualificazione, la qualificatoria, io stavo guardando altri tempi, e sono così tanto lontani dai normodotati. Parliamoci chiaro, questi spingono come dei pazzi, ma perché loro si divertono e perché è il clima che voi non avete avuto modo, voi che ci state ascoltando, non avete avuto modo di conoscere, ragazzi, è un clima di pazzesco. C'era la musica che imperversava e stavano per entrare in pista a un minuto dall'inizio della gara. Dei, sì, pazzi, dei criminali. Sì, sì, infatti è proprio la gioia di vivere il weekend, e qui vediamo Gullà che proprio non ve la dà... vinta Bertolasio. Adesso è fortissimo con la su Bertolasio, Emi, Sì, lo vedo molto forte staccata. Vedo che staccata li sta prendendo a tutte le curve tanti tanti metri. Perciò Arnoldi è sempre lì, non è troppo distante. Guardiamo un po' come decidono di giocarsi la gara, ma come vedete staccata Gullà si fa veramente sotto a Bertolasio, ma è anche un po' obbligato a fare questo tipo di gara. E mi dietro invece Sirtoni Forgione, giusto, mi ricordavi? Sì, per la classifica. Sì, Sirtori e Michel Forgione si giocano la prima piazza nella classifica 600. Eccolo, Albert Milanese, Emi. Quello dovrebbe essere Corrado Caruso. Sì, davanti vediamo Corrado Caruso e dietro Albert Milanese. Tutte e due hanno la stessa disabilità a braccia diverse. Albert è flesso leso al braccio sinistro, mentre Caruso, che vedete davanti, è flesso leso al braccio destro. Lui con la mano sinistra deve accelerare, usare la frizione in partenza e frenare, e anche reggersi alla moto. Un bello rompicapo. E alcuni di noi con la sinistra non fanno proprio niente, lui deve fare praticamente tutto. Che sverniciata di Albert Milanese, Emi, grande passo, grande sorpasso, ha sfruttato la scia. Sì, guardiamo un attimo Corrado, Dado, cosa fa, se sta un po' dietro, se lo studia o ripassa subito. Che bella motore, Emi. BMW? Sì, BMW, Corrado col team Pistard, corre per il team Pistard, e quest'anno è passato dalle 600 alle 1000, il primo anno con le 1000 di Corrado. Prima me l'ha detto, infatti ha detto sto cercando ancora di trovare un po' l'amalgama, mentre davanti Samu Bertolasio su Jacopo Gullà, ancora, mamma mia, sono attaccati, Emi, sono attaccati, sì, sono non lo molla. Sono vicinissimi, la gara precedente, diciamo, Jacopo è rimasto sempre in seconda posizione, ma prima di partire oggi mi ha detto Emiliano, oggi devo vincere, perciò guardiamo cosa accade in questa gara. Sono molto teso perché solitamente, come ho detto prima, sono in pista con loro e vederli dal di fuori mi dà ancora più emozioni. Sì, sì. Io ero con te, lo ricordo, c'era un po' di agitazione, palpitazione, però quell'agitazione bella, Emi, cioè l'agitazione del... spero che non si faccia male nessuno, però mi voglio godere la gara, cioè siamo veramente... Ecco, qua vedete la gamba sinistra di Gullà, la vedete benissimo nello slow motion, è attaccato con una calamita alla pedana sinistra. Sì, sì, sì. Samu Bertolasio, sesto giro, comunque comanda a un buonissimo ritmo, Samuele Bertolasio, Gullà non molla dietro, un po' come un cagnaccio Gullà, un mastino. Magione è un circuito da 2507 metri, lo ricordiamo. Emi, che succede? Ah, non ancora Gullà che tiene la moto, prova a stargli dietro, Emi, ci sta provando in tutte le maniere, sta anche cercando il modo di sorpassarlo, anche perché no! È caduto Jacopo Gullà, Emi. No, dispiace, mi sarebbe piaciuto, vediamo se non sia accaduto niente, e mi sarebbe piaciuto vedere... No, però è stata una caduta molto... Penso che abbia perso l'anteriore. Sì, che avrebbe si è chiuso.
Mi sarebbe piaciuto vedere fino in fondo come sarebbe andata a finire. Evidentemente forzava per magari provare il sorpasso. Ci sta anche nelle gare, era un po' obbligato a vincere questa gara. Fabio Bitocchi, Emi, qualcosa da dirmi su Fabio? Fabio Bitocchi è ormai un veterano delle nostre corse, sin dall'inizio, sin dal 2015. Lui è il capitano. Ci dà anche una gran mano nell'organizzazione e tutto. Lui ha amputato alla gamba sinistra, ha spostato il cambio sul lato destro e il freno posteriore a pollice. E si sta giocando la terza posizione in classifica con Alessandro Chiarelli. La scorsa gara ha fatto terzo Bitocchi e quarto Chiarelli. Guardiamo come andrà a finire oggi, perché anche nella 600 c'è una grande lotta. Qua vediamo Omar Bortolacelli che rientra alle gare dopo 3 anni. Grande Omar, aveva iniziato con noi, poi ha preso qualche anno di stop e quest'anno ha deciso di ributtarsi nella mischia. Per storaggio Omar, io l'ho invitato a scuola da me dai bambini, perché lui ha scritto un libro, fa guide di corsi sicure, cioè è una cosa incredibile. Poi penso che, Emi, io sono sincero, penso che quando ti succedono certe cose e tu hai quella coscienza dal riuscire a raccontarle col sorriso sulle labbra, facendo capire quello che si rischia, anche un ragazzo di 15 anni che può essere spericolato, un pazzo, perché ragazzi di 15 anni non è solo adesso, anche ai miei tempi, ai tuoi tempi era così, però sicuramente un giovamento devono trarlo. Ma qua nel frattempo c'è una lotta grandissima fra Forgione e Sirtori. Sì, si stanno giocando, come ho detto, la prima posizione. E tornando a quello che dicevi, quelli si incazzano un problema, Emi. Quelli se le sono date per tutta la gara. Sì, è vero, proprio fino all'ultimo giro, all'ultima curva, perché anche loro si giocano il campionato. È giusto che sia così. Per quello che stavi dicendo del sorriso, ma sai, questi ragazzi danno ormai un altro valore alla vita. Hanno avuto la fortuna di giocarsi la seconda possibilità e cercano di godersela fino in fondo. Ormai hanno un'altra visione della vera importanza della vita. Ci sono tante persone che dovrebbero imparare tanto da questi ragazzi. Io imparo ogni giorno da loro. No, ma Emi, te lo giuro, noi per primi, io quel giorno lì facevo un caldo boia e continuavo a dire, mica che caldo. Poi ci siamo guardati con gli organizzatori, abbiamo visto che scendevano in pista i DD e dicevo, ma se io ho caldo, quel ragazzo, quelle persone cosa devono sentire? Ma perché non stiamo zitti che è meglio? E loro, io, la cosa spettacolare è come hanno goduto prima e dopo la gara, un casino, un bordello che non si può raccontare, caro mio Emiliano. Sì. Emi, anche tu possiamo raccontarlo, che anche tu. No, hai avuto anche tu la tua dose di sfiga quotidiana. Sì, vabbè, ma ci sta, è un percorso, no? Io credo che nella vita tutto ciò che succede per un motivo, e se non mi fosse accaduto ciò che mi è accaduto, oggi questi ragazzi non sarebbero qui a correre, perché non sarebbe nato Didi e non sarebbe nato tutto questo. Perciò va bene, le vale la pena, l'importante non è quante volte cadiamo, ma quante volte ci rialziamo dopo essere caduti. E non è una frase di circostanza, Emi, in questo caso, ma manco per niente. Non è la frase che senti nel film, quella stupidina. Senti, Emi, Bertolasio ha salutato la compagnia, ma tra l'altro sta andando a martello come un pazzo, non gliene frega niente. Sì, Ivo Nordi secondo, ha tirato un po' il remo in barca, sta portando punti importanti a casa, giustamente. E dietro c'è una gran bagarre per tutte le altre posizioni, fra Sirtori, fra Forgione, fra Milanese, fra Corrado Caruso, tra Bitocchi e Chiarelli, ma anche... E i prossimi appuntamenti del DD quali sono? Prossimo appuntamento ci sarà Varano, l'ultima tappa dell'Octo Cup, il nostro campionato italiano, e a ottobre ci sarà l'ultima tappa del campionato europeo, l'European Andy Bridgestone Cup sul circuito di Jerez. Abbiamo già fatto Le Mans, Spa, Francorchamps con la 24 ore, in concomitanza con la 24 ore, e ci sarà l'ultima gara dell'europeo a Jerez. Con Bertolasio che mi sembra che sta continuando a sorpassare Emi! Sì, ecco. Ci siamo! Doppiato Chiarelli, Bertolasio, final lap, va a vincere, guardalo lì come trionfa. Grande Samu, grandissima gara. Guarda la felicità di Bertolasio, questa l'ha sentita tanto, Emi. Sta dietro, impazziscono tutti e due a fare quella gara. Sì, era la pressione era alta. Eccolo, Ivo Arnoldi, Emi, secondo, con calma, lo sa anche lui, tra poco arriva, spunta, dov'è Ivo? Eccolo qua, Ivo. Su una ruota Ivo Arnoldi, idolo, grande Ivo Arnoldi, secondo. Aspettiamo intanto anche poi
tutti coloro i quali passeranno dopo, transiteranno dopo i DD, hanno veramente regalato un grande spettacolo. Emiliano Malagoli è il presidente. Voi non potete sapere come viene trattato. Eccoli! Ma ecco la bagarre, ecco, fra il primo e il secondo della 600, taglia il traguardo, guarda com'è contento Michel Forgione, ma è contento anche Paolo. Si sono sfidati in una maniera incredibile, sorpassi su sorpassi, ha avuto la meglio Michel, che ha rimesso totalmente in ballo il campionato e si deciderà tutto sulla gara di Varano il 6 e il 3 agosto. Per chiudere, Bertolasio, Arnoldi, Forgione, questo il podio finale. Io, Emi, ti voglio ringraziare, è stato bellissimo poter commentare la gara di questi ragazzi, ma soprattutto ci rivediamo a Varano, che mi sembra che potrebbero darsene di santa ragione ancora di più, è vero? Eh sì, sarà un bellissimo spettacolo e noi saremo insieme a commentare la loro gara. Tu non corri, eh? No, io non corro, l'italiano quest'anno... L'italiano non corri più! Ho una certa età. Grazie Emiliano Malagoli, grazie a voi tutti, è questo il campionato di Edi, ci vediamo a Varano, ciao! Ciao! Al parco chiuso con Bertolasio. Samuele, grande vincitore, grande prestazione, Samuele. Sì, è stata una bella gara, bella, ci siamo divertiti, abbiamo lavorato tanto questi weekend qua, ci siamo andati da fare e fortunatamente siamo riusciti a portare a casa risultati belli. Un po' te lo aspettavi? Sì, un po' sì, me l'aspettavo. Detto sinceramente, sì, me l'aspettavo. Dopo le qualifiche di ieri, che abbiamo fatto un gran tempo, me l'aspettavo. Furbo Samuele! Grazie mille, alla prossima, ciao! Grazie, ciao, ciao, grazie. Al parco chiuso con Ivo. Quanto sei felice della tua prestazione, Ivo? C'è qualcuno che è più felice di te, sentilo. Sono molto felice, mi dispiace per Gulas, però non si è fatto nulla. Mi stavo a cadere dove io ho fatto il dritto ieri. È troppo caldo, caldissimo oggi, però bello. Sì, è il limite veramente dell'impossibilità perché è veramente caldo. È caldissimo. Grazie a tutti i ragazzi, a tutti quelli che ci seguono. Bravi voi, grazie, ciao. Grazie a voi, ciao. Al parco chiuso con Fabio. Com'è andata? Soddisfatto? Non tanto. Cosa è successo? Speravo di far meglio, ma il caldo mi ha fregato. È veramente troppo caldo e lo soffro tantissimo. Sarà per la prossima. Beh, non ti potevi... Non moriremo mai, comunque. Non ti potevi aspettare che facesse meno caldo, comunque vabbè. Più fresco. È andata così, dai. Soddisfatto di aver finito la gara come sempre. È stato furbo perché ha trovato un po' la cosa del caldo, però effettivamente è veramente il limite dell'impossibile. Bravi, bravi tutti davvero, comunque. Grazie a voi. Grazie a voi. Ciao, ciao, ciao a tutti. Un Remo stanchissimo, un Remo soddisfatto. Di più. Sono a mille, ma sono, come dice Emiliano, a bomba ragazzi. Dopo la caduta di ieri e i dolori che ho, quando sei su conta più niente, la disabilità, i dolori, non c'entra più niente, c'entra solo del manico, del gas, tutti, siamo unici. Volevo dire qualcosa io, ma ha detto tutto lui, grande, grandissimo, grazie. Di niente ragazzi, alla prossima. 2 secondi velocissimi con Albert, soddisfatto della gara? Moltissimo, anche perché siamo alla prima gara. Questa è la seconda gara che faccio, mantengo tra il quinto e il sesto posto e va benissimo. Che l'importante è divertirsi e andare avanti. Pista difficile? Pista difficile, con qualche avvallamento, però sinceramente si fa. Vi aspettiamo a Varano, ciao. Grazie. Ciao.